La pandemia comunque ci ha obbligato ad accedere al credito in maniera esagerata e questo aumento di fatto per noi sta diventando insostenibile a livello economico, per cui l'abbassamento delle bollette è per noi primario. Un'iniziativa del genere può dare appunto un input importante per far capire che veramente c'è bisogno di intervenire. Le luci spente nelle vetrine alle 19 in punto in protesta contro i rincari dell'energia. Così Confcommercio Trentino ha chiamato a raccolta i commercianti ad Arco, Rovereto e Trento per chiedere aiuto alle istituzioni. La provincia e i comuni di Trento e Rovereto sono in buona sostanza i proprietari di Dolomiti Energia. Noi chiediamo a Dolomiti Energia un'attenzione particolare, una rateizzazione delle bollette, una riduzione laddove è possibile dei costi. Noi sappiamo che l'aumento non è certamente dovuto alle nostre imprese, però davvero qualcosa bisogna fare. Siamo al buio, uno slogan che rende l'idea della profondità della crisi, nonché di quel senso di impotenza di imprese e famiglie davanti a rincari mai visti prima. Il Comune di Trento promette di fare la sua parte. Arriveremo in primavera verso la sessione di bilancio e noi dobbiamo, Comune e Provincia assieme, quindi l'autonomia, dovrà trovare delle risposte che integrano e migliorano gli interventi già stabiliti a livello nazionale. Uno di quei momenti in cui l'autonomia deve dare una risposta alta. Il gestore di una pizzeria del centro di Trento ha postato su Facebook due bollette. A parità di kilowattora consumati da luglio a novembre 2021, la spesa è aumentata del doppio. E con una consegna simbolica delle bollette si è concluso a Trento il corteo silenzioso che dal comune è arrivato al Palazzo della Provincia. Da tempo, insomma, la provincia sta cercando di mettere in campo quello che è possibile fare come provincia autonoma di Trento. Però non dobbiamo nemmeno prenderci in giro, non abbiamo quelle leve che in questo momento ci possono permettere di andare a intervenire in maniera così importante.